Alle 9.33 è arrivato il momento delle notizie, aggiornamenti, non lo abbiamo trascurato, è stato comunque pronto a intervenire in caso di necessità. Do il benvenuto e il buongiorno dall'altra parte dello studio al collega Nicola Morcavallo. Grazie Paola, io sono stato qui pazientemente in ascolto, ma è stato bello poter approfondire i temi di questa giornata attraverso appunto l'esperienza degli ospiti che abbiamo ricevuto. Ma intanto due sono le notizie importanti in questa giornata di carattere internazionale. La prima riguarda l'Ucraina e soprattutto un allarme che viene lanciato a livello internazionale dagli Stati Uniti, la militarizzazione dello spazio da parte della Russia. Sarebbe questa, stando ai media degli Stati Uniti, la seria minaccia alla sicurezza nazionale, rivelata a sorpresa dal capo della Commissione Intelligence della Camera degli Stati Uniti, il quale ha riferito al Congresso e ai loro alleati in Europa nuove informazioni di intelligence su capacità nucleari russe che potrebbero rappresentare una seria minaccia internazionale. Anche se non urgente, perché tali capacità sono ancora in fase di sviluppo e non sono quindi state dispiegate. Quindi il motivo di preoccupazione è questa capacità nucleare che adesso si sposterebbe come scenario anche utilizzando satelliti in orbita. Ma dicevamo degli Stati Uniti, il contesto internazionale. Giorni fa avevamo parlato di queste notizie che spesso arrivano dagli Stati Uniti, purtroppo con la liberalizzazione delle armi. Sentiamo spesso di tragedie collegate a sparatorie o comunque a incidenti legati appunto all'utilizzo delle armi stesse. E questa notizia che prendiamo dal Corriere della Sera ci parla di Kansas City, dove c'è stata una sparatoria alla parata del Super Bowl, morta una donna, 21 feriti, almeno 11, pensate, sono bambini. La polizia ha chiesto a tutti di allontanarsi dall'area, a sparare almeno 3 persone. Al momento non ci sarebbe un movente. Per il momento è tutto, ci risentiamo eventualmente alla fine per ulteriori aggiornamenti. Grazie Nicola, e ora cambiamo totalmente argomento perché, come abbiamo detto in apertura di puntata, vogliamo dedicare una parte del nostro programma a un grande sportivo, un grande italiano che ci ha lasciato il 14 febbraio di 20 anni fa. Sto parlando di Marco Pantani, il pirata, come tutti abbiamo imparato a conoscerlo, e voglio dare il benvenuto a Serena Boschetti, nipote di Marco. Bentrovata, buongiorno, grazie per essere con noi. Ciao. Ciao a tutti, è un piacere essere collegata con voi. Ciao Serena, Marco Pantani ci ha portato ed accompagnato su tante strade, ha fatto tifare tutta l'Italia senza distinzione di età, ci ha fatto proprio scoprire il concetto dell'impresa, della sofferenza, della solitudine del numero uno. 20 anni fa ci lasciava appunto quest'uomo che ha fatto sognare milioni di italiani, grazie anche alla sua grinta, soprattutto alle sue scalate leggendarie. 20 anni dopo, quale ricordo rimane di Pantani e come continua ad essere presente? Ma innanzitutto il ricordo è sempre vivo anche grazie a voi, queste iniziative, questi incontri che dopo 20 anni ancora ci sono, è un piacere, quindi tutto rimane vivo anche grazie al ricordo, all'amore che con la sua grinta e con la sua passione nella bicicletta ci ha trasmesso e ci trasmette ancora ad oggi. Ci sono tantissime persone, grazie anche allo Spazio Pantani, che è a Cesenatico, un punto di ritrovo, quindi è un museo dedicato proprio a Marco. È questo punto di ritrovo dove tantissime persone vengono e ricordano Marco. Da lì partono tantissime iniziative e quindi diciamo che questa è la nostra forza, nonostante tantissimi anni, quindi sono 20 proprio ieri, erano 20 anni che Marco non c'era più, la forza è il rimanere uniti. Un museo, la fondazione, lo spazio Pantani, ecco, sono solo alcuni dei progetti che vivono nel nome, di Marco, ma quali sono le attività che le contraddistinguono e che vivono, continuano a vivere nel nome di Marco? Sì, subito dopo la morte di Marco è stata aperta la fondazione perché i genitori hanno scoperto che Marco già donava di per sé a tantissime persone, quindi era vicino a tantissimi bambini, quindi l'iniziativa per portare i bimbi in bici nella più sicurezza possibile.
e anche negli adulti, diciamo, messi nelle case di riposo. Quindi Marco era tanto vicino a tantissime case di riposo qua a Cesenatico, nelle zone limitrofi, e così abbiamo continuato con la fondazione. Poco più avanti, quindi 2 anni dopo, è stato aperto anche lo spazio Pantani qua a Cesenatico, e da lì è diventata la sua casa, quindi tutti i suoi oggetti, i mebli sono lì dentro. Abbiamo una foto che ti ritrae in braccio a zio Marco. Puoi raccontarci che ricordo personale hai di lui? Sì, qui eravamo al Giro d'Italia del 1999, faceva proprio tappa a Cesenatico il giro, eravamo fuori dall'hotel, l'Hotel Sirena, e io ero veramente piccola, quindi ho tantissimi ricordi di Marco, ma non legati al ciclismo, è una cosa strana, io me lo ricordo molto come zio, molto in famiglia, nelle cene, nei pranzi, quando c'era, perché aveva un grosso impegno che lo portava via. Che gli portava via tantissimo tempo e in giro per il mondo. Quindi il mio ricordo è più a casa che in bici. E penso sia il ricordo anche più bello, quello più autentico e più sicuramente genuino. A proposito del museo, comunque della Fondazione Serena, è, diciamo, scontato che siano anche le nuove generazioni a venire a visitare quanto di Pantani è rimasto. Quello che vorrei chiederti anche da giovane donna, insomma, con quale spirito, con quale approccio i ragazzi, le ragazze, i giovani in generale si avvicinano a Marco, alla sua storia e se questa storia è poi, come dire, il motivo di sprone per una carriera nel mondo dello sport, nel mondo del ciclismo. Sì, noi dobbiamo dire tanto grazie ai nonni e ai genitori di questi ragazzi che, nonostante non abbiano visto o non abbiano vissuto Marco, sono legati a Marco. Tantissimi giovani vengono a Cesenatico e abbiamo tantissime iniziative anche per i bambini. A parte aver avuto un paio di squadre di ciclismo di giovanissimi, collaboriamo con delle scuole locali, quindi portiamo il nome di Marco anche dentro le scuole per far avvicinare ai bambini al ciclismo, quello puro, quello di crescita, quello che crediamo noi è che comunque lo sport diciamo che ci aiuta a crescere, ci aiuta a vivere, a capire i sacrifici da fare. E stiamo vedendo l'immagine, l'home page del sito della fondazione pantani.it. Serena, noi ti ringraziamo di cuore. Anche tu vai in bicicletta, immagino. Ho visto alcune foto sulla tua pagina Facebook, quindi una passione di famiglia. Esatto, sì, per fortuna non c'è tutta quella forza di Marco, ma è qualcosa c'è nel gene. Ecco, grazie, grazie a Serena Boschetti Pantani per essere stata nostra Grazie. ospite questa mattina e buon lavoro, grazie per quello che Grazie fate. mille.